Sostanzialmente quest'anno stiamo festeggiando, direi stiamo festeggiando perché noi, per noi è stato un successo, i 20 anni di inizio di costruzione di questo presepio. Abbiamo iniziato appunto una ventina di anni fa quando è nato mio figlio, che noi avevamo già sempre l'abitudine di fare il presepio in casa, però abbiamo pensato di ingrandirlo un po' e di farlo qua nella chiesetta di Frazione Nelva dedicata a San Carlo Borromeo. E abbiamo incominciato con un piccolo presepio di 5-6 metri quadri e pian piano ci siamo sempre allargati sempre di più e quest'anno appunto stiamo festeggiando il ventennale con diciamo, il massimo del raggiungimento di quello che potevamo avere perché ci sono circa 120-130 metri quadri di presepio con una quarantina o 50 personaggi in movimento e 100 statue fisse. Quindi abbiamo avuto diciamo, un successo incredibile, come potete vedere diciamo, la gente viene spesso e volentieri perché ormai è diventata diciamo, un'abitudine, una tradizione fare la visita al nostro presepio di Calabiana. Aggiungo che diciamo, quest'anno, proprio in occasione di questo ventennale, abbiamo lanciato diciamo, un'altra idea che è quella di fare i presepi nel bosco. Difatti, diciamo, vicino alla Pralocco, dove c'è il comune di Calabiana, c'è un sentiero lungo circa 1 chilometro dove sono stati posti una ventina di presepi dalle scuole piuttosto che dalle carrozzerie, piuttosto che gente che ci ha diciamo così, sponsorizzato questa nostra iniziativa e ha portato diciamo, e costruito i presepi diciamo, nell'ambito naturale di quello che è la natura, vicino ai boschi, diciamo, vicino alle radici e quindi abbiamo fatto un percorso visitabile diciamo, tutti i giorni. Per Calabiana diciamo che è un successo perché insomma, ci sono 120 abitanti e penso che tutti i giorni riusciamo a avere centinaia e centinaia di persone che vengono a vedere questo presepio. Quindi io devo ringraziare in questo momento personalmente quello che collabora con me per fare il presepio, che è Vercellò Tigino, perché tutti i giorni, diciamo, con dedizione e con pazienza e con passione si mette lì ad accompagnare e raccontare, diciamo, quelli che sono gli elementi che costruiscono questo nostro presepio. E direi che sostanzialmente noi siamo gratificati e durante l'anno ci pensiamo sempre, ma teniamo sempre duro di continuare a fare questo presepio perché vediamo che effettivamente abbiamo riscontro, direi, in tutto il Bialese, ecco.